O bianco o nero vi è offerta da Traffic Technology, sicurezza stradale. Gentile pubblico di O Bianco o Nero, ben ritrovati in piazza. Oggi vorremmo parlare di civis, di civiltà. Tante volte ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Vittorio Botto, di quanto sia necessario in questo momento racchiudere nelle nostre città dei percorsi che possano essere educativi. Rammentando un po', partendo un po' dalla storia del Medioevo, che in pratica in quel periodo di fatto l'impero romano diede il passo al Medioevo. Il Medioevo cosa fece? In pratica bruciarono i libri, tutto quello che era cultura era qualcosa che non andava bene, insomma un periodo che tanti lo chiamano periodo buio. Tante discordanze, se è durato 5, 600, 1000 anni, comunque sta di fatto che grazie all'Italia il Rinascimento prese piede, dove proprio nelle civiltà, nelle città, ecco, era conglobato tutto il bello, quindi possiamo dire grazie non soltanto ai grandi interpreti come Canova, Bernini, con il bello, con l'arte, con anche le arti, diciamo così, diverse, insomma le civiltà ripresero quel fascino che oggi temiamo, in qualche maniera, grazie anche al patto di stabilità, temiamo che si possa perdere. Facciamo questa puntata non perché vorremmo in qualche maniera rilanciare la paura di questi momenti, cerchiamo soltanto di dare delle risposte da quello che è il nostro background, dalla nostra esperienza, pensando che in realtà le eccellenze italiane siano quelle eccellenze che possono veramente dare scacco matto a tutto quello che è un po', diciamo, la confusione europea. L'Italia ci ha già abituati con il Rinascimento ad essere interpreti veramente di grandi bellezze. E oggi partiremo da Abano Terme, che Abano Terme è un po' il crocevia dall'antica Roma, insomma, dove la civiltà, dove l'editto principale, la Costituzione che ancora oggi funziona in Italia, tutto nacque, tutto si perse e oggi lo reclamiamo esattamente come patto solidale di civis. Allora, intanto saluto Mario Guerretta, un nostro collega, tu ti occupi di sport, grazie per essere con noi. Grazie. Ringrazio anche Jacopo Sausa, responsabile di questa manifestazione, parleremo anche dei campionati italiani di ciclismo su strada categoria juniores, ma la toccheremo esattamente come bellezza e grazie anche alla Angela Stoppato, che come bellezza la ringraziamo per essere con noi, presidente del consorzio Euganeo, Albergatori Euganeo. Se non sbaglio, vero? Consorzio Terme Euganeo. Terme Euganeo, e quindi voi avete già una grande. Dio vi ha baciato veramente tantissimo. Ma vedremo cosa si può fare. Allora, Mario, si parte da un presupposto, vediamo delle immagini e vediamo che oggi, tema scottante, è l'ISIS. Insomma, lì fanno scuola ai bambini in maniera veramente molto precisa. È preoccupante. Li addestrano, li educano proprio alla guerra, quindi li militarizzano in qualche maniera con i fucili. E io credo che se tu insegni ai bambini quello, diventeranno cosa? Penso non diventeranno degli artisti, diventeranno dei guerrafondai o terroristi o chissà quale altra cosa. Oggi abbiamo in scacco qualcosa, allora partiamo dalle sensibilità. Non c'è Massimo Leorato, mi dispiace, lo verremo qua, spero presto, però dalle manifestazioni sportive si parte un po' da quello che è e ricavare le domeniche, i sabati, cioè dare delle opportunità ai giovani. Tu so che sei sempre nei campi di gara tutte le domeniche. Cosa vedi tu quando sei nei campi di gara, quando sei là che sei insieme al mondo sportivo? Beh, sono sicuramente momenti di gioia per quanto riguarda l'attività sportiva a carattere generale nella nostra nazione. Dovrebbe essere, come dire, veicolo promozionale anche per gli altri paesi, principalmente per quei paesi che sono in guerra, come dicevi tu, per diciamo quei luoghi che dovrebbero essere dedicati alla formazione, all'istruzione di ragazzi, invece fanno qualcos'altro. Io non ti nascondo che sono preoccupato, cioè le immagini che hai fatto vedere di questi bambini che anziché giocare usano strumenti
che poi sono strumenti di morte, insomma, anziché giocare con il pallone, con la bicicletta, che è un po' la passione che ci lega, no? Sui campi di gara, dove chiaramente nello sport praticato nella nostra nazione, mi ripeto, sono sempre comunque momenti di gioia, lungi da noi seguire quelle usiamo questo termine, devianze, ma è poco dire così, anche se non nascondo un aspetto che credo sia fondamentale, e mi auguro che magari tu possa riprendere questo argomento in una prossima puntata, perché non basta una puntata per parlare di ciò che sta succedendo nel mondo e principalmente nei paesi che ma ora... Ma il tuo polso cos'è? Cioè, io so che tu ti occupi di ciclismo, ma tutto lo sport è un po' in crisi. Vuoi per il patto di stabilità nei comuni, che è disgraziato, porta comunque a una mancanza di risorse per poter dare delle risposte. Beh, parliamoci chiaro, se i ragazzi vanno a scuola, già la scuola ha i suoi problemi, anche là il patto di stabilità sta diciamo eludendo quelle che sono le responsabilità di un governo. Ma se togliamo anche lo sport, com'è? Non valvola soltanto di sfogo, ma di crescita. Oggi, come nel ciclismo, ma specie, oggi voglio parlare di ciclismo perché vogliamo parlare come il ciclismo sappia raccontare le città. Ci sono dei gravi problemi. Mi pare che i calendari, che una volta erano zeppi di gare, oggi sono quasi al ridicolo. È vero questo, infatti se analizziamo e facciamo un po' la storia di calendari gari, anche soltanto per quanto riguarda la regione Veneto, che è una delle regioni trainanti, diciamo, per lo sport e per il ciclismo in particolare, è diminuita notevolmente l'allestimento e l'organizzazione di manifestazioni. È che molto spesso parliamo, sì, lo sport aiuta i giovani, deve aiutare i giovani, così come anche la scuola. Poi mancano le risorse, che come dire, la linfa, insomma, no? Ci soffermiamo molto spesso a dire sì, lo sport aiuta, bisogna aiutare lo sport, e poi ci accorgiamo, proprio per queste carenze di natura economica indotte dalle scelte anche a carattere amministrativo, non ci sono le risorse per costruire le opportunità per fare lo sport, e quindi le palestre, i campi di calcio, per non dire di pallavolo, pallacanestro. Il ciclismo viaggia, diciamo, su quella che è la palestra naturale, sono le strade, però non dimentichiamoci che c'è anche il ciclismo giovanile e che deve essere tutelato, e quindi bisogna cercare di creare situazioni per questi bambini che siano sicuri, quindi luoghi sicuri, e qua c'è bisogno dell'intervento pubblico e privato. I privati da parte loro, insomma, già fanno qualcosa, ma non basta, e quindi le pubbliche amministrazioni, il nostro governo che continua a stringere un po' la cinghia e fa mancare la risorsa principale per poter aiutare i giovani a crescere ed evitare principalmente che prendano altre direzioni. Secondo te non è il fatto che forse stiamo abusando della parola risparmio, eccetera, no? Questo non è, quando dici bisogna ridurre la spesa, c'è spesa corrente, ma c'è anche una spesa che non può essere nominata come spesa. Qua mi piacerebbe parlare con la Bundesbank e con la Merkel, ma insomma, spero che comunque il messaggio arrivi, che ci sono spese correnti che si può farne a meno, ma ci sono alcuni investimenti che non se ne può fare a meno, perché se noi dedichiamo sempre più tempo al risparmio, addirittura a impoverirci, e non investiamo sui giovani per la pratica sportiva, ma mi viene in mente anche altre pratiche, l'arte, la pittura, come la musica e altri sport, insomma, credo che sia un karakiri, cioè, nel senso, non diamo opportunità e investire. Ma io credo che poi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione, che la risorsa investita nello sport poi ricade nella società, insomma, no? Queste risorse vengono utilizzate per acquistare strumentazioni, e quindi diamo linfa e vigore a questo volano, che in questi ultimi anni non ce lo nascondiamo proprio, è una ruota che si sta fermando, bisogna farla ripartire, e per farla ripartire c'è bisogno delle risorse. Se torniamo al ciclismo, ma anche nella generalità dei casi, negli altri sport, tutto è improntato nel volontariato e nella volontà dei singoli, insomma, degli appassionati, che molto spesso utilizzano risorsa propria per aiutare questi ragazzi. Ecco, io vorrei che, assieme alla risorsa dei privati, degli appassionati, di quella gente che è innamorata dello sport,
sport, proprio per il gesto atletico, più che cercare il risultato agonistico, ecco, creassero una sinergia con le pubbliche amministrazioni in modo tale da mettere insieme la risorsa. Quanta risorsa? Almeno sufficiente perché tutti possano avere questa opportunità, insomma, no? Di carattere ludico. Poi lo sappiamo che da questi giovani che approcciano allo sport potrebbe nascere anche il campione, e questo aiuta indubbiamente a tenere alto il vessillo, no? La nostra bandiera. Certo. Però cominciamo dalla base. Ma si creano anche dei modelli, mi piace questa... Mi ricordo, quando, io lo dico sempre, quando c'era Tomba tutti quanti diventarono in qualche maniera sciatori, fecero anche bene e sapevano anche come comportarsi sulle piste di sci. I campioni sono trainanti, no? È vero. E aiutano i giovani per avviarsi, insomma, allo sport, che può essere lo sci, il calcio, il ciclismo e qualsiasi altro sport. Ma questo dobbiamo, io credo, fare una considerazione che è generalizzata, è generale per tutte le attività sportive. Portiamo i giovani a fare lo sport e sicuramente non andranno a fare qualcos'altro. Questo che volevo sentirti dire, anche perché sono perfettamente d'accordo. Angela Stoppato, lei ha un'eccellenza che è quella di Abano Terme, dove abbiamo detto in pratica si porta là tutto l'humus della grande cultura, esportata anche dai romani, alcuni diranno insomma ma erano dei colonizzatori, vabbè, però la cultura l'hanno portata e c'è poco da fare. E da lei che bisogna fare calcolo. Anche ad Abano ci sono eccellenze. Io credo che un buon albergatore non diventa albergatore tout court, cioè io oggi non so che cosa fare e allora mi dico vabbè, ho fatto niente tutta la vita, oggi faccio l'albergatore. Ed è la stessa metafora, mi scusi, è analogia col ciclismo. Cioè io dico, se ho dei bambini che sanno andare in bicicletta, insomma riesco come genitore ad essere più sicuro, perché hanno preso una maestria tale da poter andare a scuola con la bicicletta, perché hanno preso quella eccellenza. La stessa cosa fa Abano, insomma, non si può esportare l'eccellenza così gratuitamente, ci vanno dei sacrifici, immagino. Assolutamente sì. Abano e Montegrotto sono stati un luogo importantissimo per l'impero romano, abbiamo proprio anche delle testimonianze, abbiamo gli scavi archeologici di Montegrotto, addirittura una villa neroniana, quindi diamo per certo che quel territorio era occupato ed era proprio un luogo di villeggiatura già al tempo dei romani. Per quanto riguarda invece la preparazione nel diventare albergatori, oggi più che mai bisogna essere preparati. Non sono tempi facili, c'è una crisi economica e c'è una crisi anche più proprio legata alla formazione. Quello a cui assistiamo adesso sono anche dei cambiamenti a livello proprio generazionale, vedere come i giovani subentrano alle generazioni passate, giovani sempre più preparati, e confidiamo tantissimo proprio anche in questo passaggio, perché noi alle Terme, mi hanno raccontato, abbiamo vissuto di un'epoca d'oro, un'epoca in cui forse sì era semplice fare l'albergatore, i clienti non mancavano, anzi forse avevamo un problema inverso, non sapevamo. Era proprio una bella epoca, adesso naturalmente è cambiato il panorama turistico nazionale e mondiale. Internet ha portato alla globalizzazione dei mercati, per cui anche in termini proprio di vacanze, con la stessa cifra possiamo scegliere se visitare una capitale europea piuttosto che fare una settimana in località molto magari più esotiche. Ma vale per tutti, cioè voglio dire, vale per 2 miliardi di persone, esatto, che possono muoversi, esatto, non per diciamo tutti. È molto importante puntare anche proprio sulla preparazione degli imprenditori, e siamo molto felici di vedere anche di una generazione, io ovviamente faccio parte anche di questa generazione, certo, mi metto ovviamente all'interno del gruppo, imprenditori che stanno crescendo, si stanno formando e sono già stati anche formati, hanno un'impostazione diversa e sono in grado di come si dice, pilotare, no, questi alberghi attraverso questo nuovo mercato globale. Quindi ecco, adesso noi sappiamo che Mario ha un impegno e ci deve lasciare, per cui lo sfruttiamo finché è qua, ma l'ultima domanda che ti voglio fare prima di mandare la pubblicità e salutarti, caro Mario, è proprio questa, cioè si parla di eccellenze, quando si parla di bicicletta io dico sempre una cosa: tutti gli altri sport, può essere il tennis, può essere il calcio, non è che tu vai a scuola palleggiando o racchettando,
cioè la vedo dura, non è che vai a scuola con gli sci, a meno che tu non abiti in altissima montagna dove nevica da ottobre a giugno, ci vai, il primo mezzo anche per i bambini è la bicicletta. È un mezzo di trasporto non più sportivo, ma educativo, perché riesce anche, credo, nei primi momenti del distaccamento della famiglia ad avere un'autonomia, e il genitore deve essere chiaramente tranquillo che sa dove andare. Ecco, noi tante volte sbagliamo il rapporto bicicletta, lo vediamo soltanto come sport, mentre il pubblico della bicicletta è di tutti, da 6 a 90 anni. Infatti è proprio così. E non a caso, tornando sempre ai giovani, perché questo è l'argomento, insomma, no, trainante delle discussioni che normalmente si fanno, capita che proprio per sensibilizzare l'uso della bici, la formazione, però questo non capita in tutte le scuole, perché insomma, purtroppo no. È un po' legato uso un termine forse improprio, agli umori dei dirigenti scolastici, ma molto capita, insomma, abbastanza sovente che i vari comitati, insomma, le società stesse promuovono e insegnano ai ragazzini proprio all'interno degli istituti scolastici, non a diventare agonisti. Innanzitutto a praticare il ciclismo come attività ludica, ma soprattutto ad imparare le regole che sono fondamentali, proprio per quello che dicevi tu. Insomma, poi quando il bambino va per la strada, il ragazzino va per la strada, i genitori sono tranquilli se il ragazzino sa quelle che sono le regole da rispettare, perché altrimenti diventa un rischio per se stesso e anche per gli altri. E questa è una nota molto importante. Adesso mandiamo un pizzico di pubblicità. Noi ti salutiamo, caro Mario, ti aspettiamo perché vorremmo riprendere con Abano. Io Abano ce l'ho un po' nel cuore. Volentieri. Anche perché secondo me è ricca di storia. Dicendola qua tutta, lei pensi che i grandi ragionamenti e le grandi opere che si potevano costruire nell'antica Roma si facevano nei bagni? Erano queste una sorta di momento di riunione dove tutti si rilassavano e venivano fuori idee straordinarie. Dopo la pubblicità. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi REN Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. REN Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissione brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi REN Device sono insuperati per design ed ergonomicità. REN Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. REN Device, impulsi d'autore. Nuova camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Nuova camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La nuova camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas curato da professionisti autorizzati. Nuova camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it.
Castella alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a due passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete wifi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente, ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca, terrazza estiva. Hotel alla Corte. Carissimo pubblico di Bianconero, ben rientrati in piazza. Bene, abbiamo parlato di Abano Terme e di tante cose. Allora, io direi, mandiamo in onda l'intervista ad Angelo Montrone, il quale ci spiega un po' come si appresta Abano ad accogliere questa manifestazione del giro del campionato italiano di ciclismo, ma non soltanto, cioè lui proprio come amministratore dice apriamo non soltanto allo sport, ma a tutte quelle arti che possono essere importanti, che possono attrarre fascino attraverso proprio la Civis. Sentiamolo. Assessore Angelo Montrone, intanto grazie per averci aperto le porte di casa sua. Siamo ad Abano, io sono sconcertato dalla bellezza di questa cittadina. E questa trasmissione non si occupa di sport, si occupa di attualità, ma vorremmo capire come una piccola civiltà come quella di Abano apra le porte non soltanto allo sport, ma anche al teatro, anche a tutti quei luoghi che possono attrarre quello che è la Civis, quello che è il primo germoglio di una civiltà. E quindi ci interessa parecchio parlare dei campionati italiani che si svolgeranno il 21 di giugno proprio qui ad Abano, ma la cosa interessante è capire cosa si può fare per attrarre più cittadini possibili anche da altre parti d'Italia. Io so che lei ha praticato parecchio sport ed è stato un pilastro del Padova anni 90-2000. Sì, ha detto bene, la ricetta non ce l'ha nessuno. Noi stiamo facendo con la nostra amministrazione già da 3 anni qualcosa di positivo sul territorio, sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto sportivo, per quanto mi riguarda, grazie anche alla collaborazione del Consorzio per Dogane, siamo riusciti a portare delle manifestazioni importanti sul territorio, sia a livello nazionale che internazionale. Quella che avverrà il 21 di giugno con il campionato nazionale juniores, quindi su pista, è un segnale importante per tutti, è un segnale importante, anche una gratificazione per il territorio, perché un popolo che frequenta e che quindi svolge attività ciclismo quindi sul territorio. Per noi è una manifestazione importante, è una manifestazione che sicuramente attrarrà molte persone. Ecco, al di là della manifestazione, poi limite farò qualche domanda tecnica ma più avanti, mi piacerebbe capire il significato di aprire comunque non soltanto lo sport, perché io credo che tu abbia veramente frequentato tanto col calcio, quindi lo sport come momento di aggregazione anche di rivincita in questa società dove lo sport è considerato negli ultimi 20 anni quasi come se fosse addirittura controproducente. La domanda che ti faccio e che pongo sempre anche nelle mie trasmissioni, abbiamo 6.000 ragazzi, 6.000 persone che muoiono nella strada, spesso accompagnati da gente che si ubriaca o è sotto stupefacenti. Vediamo che abbiamo una società giovanile che non ha più punti di riferimento. Ecco, questo è la domanda principale ed è anche un complimento che faccio non soltanto ad Abano, ma a tutti quei comuni che in qualche maniera concertano queste manifestazioni, che non debbano essere soltanto a carattere sportivo, ma anche i teatri. In una civiltà senza un teatro è come dire una casa senza la cucina. Sì, ha detto bene, per noi, per me, per quanto riguarda lo sport, ha dei valori essenziali. Io ho lasciato la mia famiglia all'età di 15 anni e quindi io credevo nello sport. Mi ha formato sia sotto l'aspetto quindi calcistico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, quindi personale, e quindi quello che ti dà lo sport, quello che fa sì di condividere degli spazi, condividere gioie e dolori anche con altri ragazzi,
credo che sia fondamentale per formare un ragazzo. In questo momento hai detto bene, mancano queste qualità, mancano queste componenti, si fa fatica a ritrovarle e i ragazzi di oggi sono dei ragazzi viziati, tra virgolette, che non hanno bisogno di nulla e che fare sport per loro e per le persone che gli sono vicine è diventato un passatempo. Non ci sono valori, non vengono inculcati i valori, a volte sono gli stessi genitori che non inculcano tutto questo e dispiace anche constatare che anche a livello scolastico, e questa è una mia battaglia perché da 3 anni a questa parte io sto svolgendo quindi attività motoria nelle scuole dalle prime alle quinte, quindi classi elementari, per tutti, credo che sia fondamentale l'approccio all'attività motoria anche in quella fase, quindi adolescenziale. Mi viene sempre in mente un po' che sfocia un po' nella retorica, si diceva che una volta noi non avevamo nulla e oggi i ragazzi hanno tutto. A me un'idea che mi sono fatto in questi anni, che forse noi nell'epoca degli anni 70 avevamo molto di più, perché oggi se andiamo a vedere ad analizzare quali sono i comportamenti e anche i divertimenti dei giovani, è soltanto un iPad, un iPod oppure un cellulare. Allora mi viene una domanda, se non siamo regrediti in questo caso, anche noi adulti non abbiamo confezionato una vita importante per i nostri giovani, al di là delle nuove tecnologie, ma non ti fanno sbucciare le ginocchia, non ti fanno crescere e non ti fanno capire quali sono i pericoli. Certo, è vero, siamo regrediti. In questo momento fare attività sportiva è un costo per la famiglia. Prima invece ci si poteva divertire anche semplicemente andando in un parco e quindi costruendo 2 porte, quindi fare una partita tra amici. In questo momento mancano gli spazi all'aperto. Questo è quello che quindi la mia amministrazione si sta ponendo di fare come obiettivo, creare delle nuove strutture per dare la possibilità a tutti i ragazzi di non dover essere schiavi, tra virgolette, di una società sportiva e quindi pagare anche una retta mensile, ma essere liberi in poter svolgere attività sportiva anche all'aperto. Si dice sempre che chi non ha sofferto non può dire, perché chi ha sofferto forse capisce esattamente che ci sono delle regole alle quali vanno rispettate e dare anche delle opportunità ai giovani. Io, a me viene la pellagra in questa trasmissione, tante volte ne parliamo, in tutta Italia raccogliamo veramente tanta gente che acclama quello che diciamo, però poi in soldoni si verifica l'opposto, mi spiego meglio. Patto di stabilità, siamo in questa manovra ferrea da parte dell'Europa che tante volte come libero cittadino dico, ma ci sono soldi che vengono veramente sperperati, invece quando si va al capitolo sport tutti i comuni dicono ah, c'è il patto di stabilità. Mi viene in mente la regione Sicilia che spende 2 milioni e 200 mila euro al mese, stipendietti, e mi viene in mente, ma come non si trovano 3, 4, 5, 10 mila euro per poter fare delle manifestazioni? Questo mi fa venire la pellagra. Allora voglio capire come Abano si sta proponendo in questo caso, in questa manifestazione che l'abbiamo presa proprio a caso, perché è tipica, c'è un'Italia che si muove, un'Italia che verrà ad Abano per vedere questo campionato italiano di ciclismo che coinvolgerà tante realtà, tante regioni. Come avete trovato semmai i soldi e soprattutto forse credo le risorse umane, mi vengono in mente le transenne, mi vengono in mente tutte quelle che sono gli allestimenti che servono per fare una gara del genere. Diciamo la verità, i volontari sono alla base di tutto e quindi per noi è fondamentale per ogni tipo di manifestazione. Dove abbiamo ritrovato le risorse o dove troviamo le risorse per svolgere qualsiasi tipo di attività, come anche il torneo internazionale, che è un torneo fantastico di categorie esordienti? A noi ci dà una grossa mano la tassa di soggiorno, quindi noi dobbiamo ringraziare quello che ci girano gli albergatori e quindi una manifestazione di questo genere potrà sicuramente essere un bigliettino da visita per la città di Abano Terme, per far conoscere a chi non la conoscesse questa città, far conoscere le nostre strutture alberghiere, perché sicuramente saranno 2 giorni importanti, quindi di grande afflusso. E per noi come amministrazione sarà anche un modo per confrontarsi e a essere sempre pronti a organizzare questo tipo di manifestazione. Guarda, l'ultima domanda, ma sono curioso, non c'entra nulla con questa trasmissione, però la mia passione sportiva, oltre al ciclismo, insomma, diventa per una grande percentuale, una quota a parte per il calcio, specie il calcio degli anni 70, 80 e perché no, anche un po' anni 90. Tu hai giocato nel Padova, c'era un certo Zenga che poi ha avuto una carriera strepitosa con l'Inter, un certo Del Piero che ha pennellato qualche momento, poi ha avuto un'altra carriera splendida con la Juventus, ma anche Massimo Allegri, insomma, tantissime belle realtà ancora di oggi.
Sì, tantissime belle realtà, tutti quanti hanno lasciato qualcosa, tutti quanti mi hanno insegnato qualcosa, però ripeto, e deve essere anche un input da lanciare a tutti i giovani che intraprendono attività sportiva. E chi vuole fare, quindi tutti i giovani che vorranno fare attività sportiva a livello professionistico. Se non si ha fame, se non si ha voglia di emergere, si potranno anche avere delle qualità, ma non si arriverà mai da nessuna parte. Bene, ben rientrati. Allora, Angela, io partirei proprio da lei. Angela dice una cosa molto, molto bella, nel senso che una civiltà attraverso lo sport può, diciamo così, riappropriarsi anche della propria identità. Ed è grazie anche a queste manifestazioni che in qualche maniera anche gli albergatori riescono ad essere più interessanti. Poi parleremo anche con Jacopo sulle eventualità, perché gli atleti hanno bisogno anche tante volte dei fanghi piuttosto che altre diavolerie. Ecco, è importante questo. Sì, lo sport alle terme, soprattutto alle terme, è particolarmente importante da un punto di vista più diciamo filosofico, perché effettivamente abbiamo sposato i valori dello sport anche nell'ambito della promozione sportiva. Cosa significa? Lo sport promuove oltre uno stile di vita sano, un certo tipo di alimentazione, moto a più livelli naturalmente, dicevamo prima che la bicicletta si può fare dai 6 ai 90 certo. anni, no? Quindi abbiamo voluto sposare tutti questi valori perché troviamo nelle nostre terme gli stessi presupposti. Quello che cerchiamo noi di comunicare in questo momento ai nostri ospiti, a chi ci sta ascoltando, è che le terme fanno parte di uno stile di vita sano, hanno un valore preventivo e quindi inserire anche un soggiorno termale con trattamenti termali, poi tra l'altro i nostri ad Abano e Montegrotto sono proprio certificati anche dall'Unione Europea, quindi stiamo parlando di più di 30 anni di ricerca scientifica, il trattamento termale fa proprio parte di uno stile di vita sano. Poi in un momento così, in una società così stressata, ad esempio, abbiamo anche degli studi scientifici che dimostrano che i nostri fanghi hanno delle proprietà antistress, nel senso che stimolano la produzione di endorfine. Inoltre nel caso degli sportivi siamo di aiuto anche su altri livelli, quindi non solo sul piano dei valori quindi e degli obiettivi, ma proprio anche in ambito di preparazione piuttosto che defaticamento. Quindi il nostro principio antinfiammatorio, naturalmente come dicevo prima, ha un valore preventivo, però anche nel caso di ad esempio infortuni che ahimè spesso toccano agli sportivi, fare riabilitazione in acqua termale significa un recupero più veloce. Più rapido, infatti l'acqua termale è ricca di sali minerali e questa spinta idrostatica aiuta i movimenti facilitando il recupero e inoltre ha sempre questo principio antinfiammatorio sia per contatto che per inalazione e soprattutto per uno sportivo in attività liberare le vie respiratorie con una cura completamente naturale senza effetti collaterali, perché certo. Bisogna ricordare questo, è importantissimo. Inoltre quando si tratta proprio di cura, quindi in presenza di una patologia, le più classiche sono quelle legate magari all'avanzamento dell'età, però ciò non toglie che possono essere fatte anche era di questo in età. Volevo anche parlare, esatto. Mia zia voglio dire. Esatto, no, le terme anzi, prima vengono fatte i trattamenti termali, meglio, perché insomma prevenire è meglio che curare, giustamente. Ogni cittadino italiano in questo caso comunque ha diritto a un ciclo di cure termali in convenzione col sistema sanitario. Ad Abano e Montegrotto e Galzignano abbiamo circa 90 strutture, certo. Cosa peculiare, proprio particolarissima delle terme di Abano e Montegrotto è che ogni albergo dalle 5 stelle lusso alle 3 ha lo stabilimento termale interno, quindi non serve uscire e le qualità dei fanghi delle acque è la stessa, quindi uno può scegliere il trattamento alberghiero. Beh, ma dopo, si sa che Dio è democratico, esatto. Non ha guardato 2, 3, 4, 5 stelle. La qualità delle cure è identica in tutti quanti gli stabilimenti. Poi dopo apriamo una parentesi su quello che possono essere le terme, ma anche storica e soprattutto che possa essere di buona gestione oggi, perché so che c'è la tassa anche del turista che vi dà la possibilità di aiutare anche questi avvenimenti. Ma con Jacopo, adesso ti metto in piazza anche a te in questa maniera, insomma tu sei il PR della società che si occuperà di allestire questo campionato italiano. Esatto. Insomma, ad Abano forse è più facile che in altre realtà o avete trovato delle difficoltà? Perché penso che con l'assessore
che comunque abbia aperto un po' le porte di casa propria. E grazie a questo tipo di diciamo così, anche di governance, grazie agli alberghi, insomma, penso che insomma, la strada sia abbastanza agevole. No, allora, come dici tu, noi siamo, a parte, allora, facciamo una premessa, noi comunque già da 2 anni che arriviamo ad Abano e già dalla prima volta abbiamo riscosso molto successo in termini di presenza anche sulle strade e comunque da parte dell'amministrazione che comunque ci ha da subito aperto le porte. Quest'anno siamo partiti prima, ovviamente si tratta di un campionato italiano, quindi bisognava organizzare tutto quanto per tempo. L'amministrazione, come al solito, è stata pronta, ci ha ospitato, ci ha messo a disposizione tutto quello di cui avevamo bisogno. Quindi da quel punto di vista lì ci possiamo ritenere solo che fortunati. Detto questo, la strada è ancora lunga, ci sono ancora tante cose da pianificare, però piano piano stiamo andando avanti, stiamo facendo molto. Questo campionato, che poi può essere di ciclismo come qualsiasi altra cosa, cioè io credo che l'organizzatore quando ha delle sensibilità, no? Cioè, nel senso, viene in mente Massimo Levorato, che è un po' il manager di tutta la questione, ha delle sensibilità, nel senso che comunque come principio ha la volontà di fare un vivaio, una squadra di bambini, di ragazzi e dargli delle opportunità, che poi dopo è questo che mi interessa. Sì, con la Work Service già da anni comunque è in atto questa volontà di creare questo vivaio, perché giustamente il talento, come dicevi tu, va coltivato sin da giovane, da piccolo. Quindi l'importanza di avere un vivaio, comunque di società che magari non militano con juniores, che sono atleti già maturi con cui si può iniziare a fare un percorso molto più specifico, dà modo appunto di coltivare questi piccoli talenti e portarli a 17 piuttosto che 20 anni, che hanno comunque delle buone basi sulle quali lavorare. Ma voi siete orgogliosi, noi portiamo quante persone? Cioè io credo che anche Abano, poi lo chiederò alla signora Angela, quando tu porti, non so, tra gli iscritti, quindi mi viene in mente 200 corridori che porteranno comunque direttori sportivi, genitori, poi dopo è chiaro che se non arrivi in una zona industriale la gente va più volentieri. Abano comunque è una città splendida, lo vediamo anche dalle immagini con delle bellissime piazze, insomma siete orgogliosi di dire noi portiamo un tot di persone e questo aiuta a creare quel piccolo prodotto interno lordo, anche questo è molto importante. Orgogliosi e crediamo appunto in questa opportunità, soprattutto per Abano, ma anche i comuni limitrofi che sono toccati dalla manifestazione, perché quel giorno lì, o meglio già dal sabato, ci sarà comunque molta affluenza, perché 280-200 atleti previsti con una ventina di tecnici almeno, ma si parla anche di 40-60 tecnici. Vuol dire che si porta dietro un seguito tra parenti, familiari, amici, conoscenti molto rilevante. Quindi già dal sabato ci sarà una buona affluenza di pubblico, ce ne aspettiamo addirittura di più la domenica sulle strade, anche perché penso si possa già dire Abano non sarà solo sede di partenza e arrivo della gara, ma il circuito, la gara passerà più volte per il centro cittadino di Abano. Quindi comunque anche chi sarà lì alla partenza e all'arrivo potrà godersi una sorta di teatro. Esatto, potrà vedersi una sfilata ogni 30 minuti, 40 minuti. Quanti anni hai, Jacopo? 26. 26. Abbiamo visto le immagini, come abbiamo parlato in apertura, dove le varie educazioni sono sensibili esattamente, purtroppo, visto anche la geografia di dove sono. No? Esatto. Tante volte, e anche erroneamente, la maggior parte delle persone, quando vedono una gara ciclistica, i medici dicono che sono rotte di balle, non è vero nulla, cioè, però bisogna anche essere orgogliosi di dire noi educhiamo al bello, educhiamo in qualcosa, non so, ti senti un po' diverso, ti senti un po' più motivato. No, da questo punto di vista sì, infatti allora io ho avuto la fortuna di crescere sotto una persona che ha fatto, diciamo, lui aveva coniato questo motto, lo sport come educazione di vita, inteso come sport in generale, non solo il ciclismo. E quindi sono cresciuto, diciamo, il mio percorso di formazione a livello professionale ha preso spunto da questa frase qui. Frase che poi è condivisa ovviamente dal presidente Levorato e quindi diciamo con questo input, con questo slancio noi cerchiamo di portare avanti
tutte le nostre manifestazioni che organizziamo durante l'anno, il campionato italiano è diciamo il massimo che abbiamo raggiunto finora, magari riusciremo a fare anche qualcosa di più negli anni venuti. Bene, Angela, noi mettiamo, una volta si diceva negli anni 70, nel periodo dei figli dei fiori, dei fiori nei nostri cannoni, no? Metti una crozza sopra, un cannone. Ma in soldoni questo è, cioè il fatto che tante volte io continuo sempre a essere fino ridondante, credo che sia duplice il vantaggio offrire dei momenti di sport come di teatro. Una città senza un teatro, dico sempre che è come una città senza la cucina, cioè non puoi ristorare quello che è la coscienza, anche la propria cultura, anche elevarsi, perché sennò alla fine facciamo la fine di come prima abbiamo visto. Cioè, è una ricetta da esportare, perché io vedo che sono tanti comuni. Tu prima mi parlavi di globalizzazione anche del mercato, in questo caso delle terme, ma il fatto di dire sono ad Abano e voglio far vedere che Abano è diversa da un altro tipo di struttura, come può essere una spa, senza nulla togliere alla spa, ma senza neanche inficiare quello che è Abano o quello che possono essere le caratteristiche delle pietre di Matera. Cioè, eccellenza è far trovare il modo perché la città viva, perché io credo che se noi continuiamo di questo trend, le città si svuotano e poi quando si spopolano le città diventano un po' come le montagne, non sono più curate e quindi vengono disattese da quello che è l'humus, la cultura, la vera cultura principale che affonda proprio le sue radici nelle città. Sì, correttissimo. Credo che sia molto importante distinguere le terme vere dalle spa, senza nulla togliere naturalmente a quelli che sono i centri benessere, sorti un po' ovunque, anche dove non ci sono le vere e proprie terme. Scaldano l'acqua, vabbè, scaldano però non l'acqua. È un'altra Infatti, cosa. Una cosa che mi piace molto raccontare, perché effettivamente non è tanto conosciuta, è proprio la storia della nostra acqua, che entra nel sottosuolo all'altezza dei Monti Lessini, penetra in profondità e percorre il sottosuolo per migliaia di anni, arricchendosi di minerali e sali. Quindi un'acqua antica che poi incontra una barriera impermeabile all'altezza dei Colli Euganei, quindi risale in maniera tale che noi possiamo poi arrivare a pescarla grazie ai nostri pozzi. I nostri pozzi arrivano anche a una profondità di 1000 metri. Quindi è davvero importante e ci teniamo tantissimo a far percepire questa differenza delle nostre acque rispetto a acque che noi effettivamente raffreddiamo per le nostre piscine piuttosto che riscaldarle. Poi naturalmente l'eccellenza termale, giustamente come dicevi prima, deve sposarsi anche all'eccellenza della cultura italiana, perché siamo in Italia anche noi, siamo proprio nel cuore di una regione che ha tantissimo da dare, la regione Veneto, che come ben sapete è la prima regione turistica in Italia. Quindi a pochi chilometri c'è Venezia, piuttosto che l'Arena di Verona, il balcone di Giulietta, Vicenza, Treviso, la stessa Bassano del Grappa è una perla meravigliosa della nostra regione. Quindi, visto che il benessere e la salute non passa solamente attraverso i trattamenti, come vi dicevo prima, ma anche attraverso il bello, no? Il saper fruire proprio questa esperienza del bello. A me piace questa parola, il bello, perché il bello, esatto. È bello, è da esportare. Esatto, proprio attraverso la fruizione, no? La vista, il vivere anche, il piacere del vedere piuttosto che della tavola. Poi abbiamo i Colli Euganei noi alle nostre spalle, quindi anche lì abbiamo tantissime specialità. Poi abbiamo anche delle cantine che stanno veramente producendo degli ottimi vini. E vi invito proprio anche ad assaggiarli, per cui quello che proponiamo noi è proprio una vacanza come stile di vita del bello che fa bene, che fa star bene, proprio grazie anche alla nostra eccellenza unica nel mondo. Mi viene in mente, parlando un po' anche della nostra lingua italiana, che è proprio partita dalla Sicilia, poi grazie a Firenze, insomma, la elaborarono, ma partì tutto dalla Sicilia. E quando dico bisogna sempre usare la bellezza, come in questo caso chi organizza, ma in questo caso parliamo di un'organizzazione di ciclismo, che è quello che più racconta, come dicevo prima, le strade delle bellezze d'Italia. Andiamo all'etimologia della parola mafiosa, no? Ricordate la mafia. La mafia viene identificata con malavita, organizzata, eccetera. Ma proprio questo brand, tantissimi anni fa, era una cosa bella, cioè mafia era uguale bellezza. Tante volte si dice, lo dico in siciliano, sto motorino gli è mafioso, e vuol dire che questo motorino è bello, sai, mafioso era sempre sinonimo di bellezza.
tutto tranne la vera bellezza, che non ce n'è proprio neanche un po'. La bellezza vera dobbiamo cominciare a caldeggiarla, perché fare sport, andare a teatro, andare con coscienza, credo Angela, alle terme è qualcosa di diverso, perché comunque respiri una storia, respiri la storia intanto della civiltà romana. Cioè è un modo diverso di far turismo, e qua ahimè ti voglio fare una domanda scomoda, abbiamo perduto un po' la nostra vocazione al turismo vero, quello compatibile anche con questo caso, con lo sport, e ci siamo un po' imbastarditi, nel senso che non la cucina è diventata la cucina metabolica, la cucina un po' particolare, quando poi dopo alla fine le raffinezze sono, o la cucina raffinata è un po' la rievocazione dei piatti poveri di un tempo, semmai rielaborati ma con gli antichi sapori italiani. Questa è un'altra cosa bella da poter dire, dobbiamo cominciare con questo percorso. Assolutamente sì, bisogna cominciare a continuare questo percorso anche di recupero poi della tradizione, perché la tradizione, sentivo l'altro giorno una definizione, non è altro che il ripetersi del bello, no? Una cosa bella si ripete e diventa tradizione. E non è mai, e non stufa mai. Sicuramente siamo d'accordo. Tradizione che per noi va recuperata anche proprio nel senso delle terme, perché tu prima parlavi giustamente di impero romano, ma le nostre terme erano conosciute addirittura prima, all'epoca dei Paloveneti, e ci sono proprio dei resti che adesso sono custoditi al Museo Nazionale d'Este piuttosto che al Museo degli Eremitani di Padova, proprio a testimonianza del fatto che quelle terre erano vissute e percepite addirittura come magiche all'epoca da tantissime popolazioni, quindi una tradizione che dura da millenni. Visto che siamo in tema di educazione di bambini e di giovani, proprio in questi giorni si sta svolgendo qui nella Regione Veneto un progetto molto particolare. Infatti volevamo trasmettere proprio questa cultura, questo racconto anche ai bambini delle elementari e alle loro famiglie, perché purtroppo a volte capita, no, il calzolaio con le scarpe rotte, certo, che proprio anche all'interno della nostra regione non si conoscano le bellezze e i benefici delle nostre terme. Quindi insieme all'assessorato all'ambiente siamo andati a fare questo progetto, un fumetto non so se conoscete i personaggi dei Cuccioli, è una produzione veneta, un cartone molto conosciuto tra i bambini, e quindi abbiamo questo fumetto con questi personaggi che vanno alla scoperta, fanno un viaggio nel tempo, scoprono le terme, ed è un modo per raccontare in maniera molto vivace, anche allegra così, proprio la nostra storia, perché proprio ci teniamo, è importante partire anche dalle generazioni più giovani per far percepire il tesoro che c'è proprio nella nostra regione. E qualcuno che spinga. Allora mi viene da me la domanda da farti, Jacopo, che persona è Massimo Levorato? Nel senso, presidente, insomma, un grande imprenditore, ma presidente di una società, ma perché gli piace così lo sport? Perché gli piace prendersi cura dei ragazzi? Allora, qui mi fai una bella ed domanda. Ed educare anche. Mi fai una bella domanda. E non lascia nessuno indietro, io so che va alla ricerca anche, tra virgolette, delle scamorze, ma l'importante è che in qualche maniera facciano qualcosa. Esatto, diciamo, come dicevo tra prima... Tra virgolette, scamorze. Come dicevo prima, la filosofia è quella di, attraverso lo sport, in questo caso il ciclismo, insegnare, formare in un certo senso i ragazzi. Ovvio, non è la formazione che riceve una scuola, ma comunque... E imparano anche semplicemente a conoscersi. E non so, chi ha corso in bicicletta magari lo saprà meglio di me, e il ciclismo comunque è uno sport che richiede una buona conoscenza di se stessi. Okay, il ciclista deve sapere fino a dove può arrivare e dove invece da lì non ce la fa. Quindi in primis noi diamo appunto ai ragazzi questa opportunità di conoscersi, di mettersi alla prova e di capire quali sono i loro limiti, non solo in ambito sportivo, perché a fianco alla bicicletta c'è comunque la scuola e tutto quello che viene prima della bicicletta, perché i ragazzi juniores, che sono quelli del gruppo sportivo Work Service, sono ragazzi dei 17-18 anni, quindi vanno ancora a scuola, stanno finendo il loro percorso di formazione. Quindi in primis l'impegno, tutte le energie vanno sulla scuola. Poi viene anche lo sport. Tutti quanti sanno che correre nel gruppo sportivo Work Service vuol dire comunque dare il meglio di sé, vuol dire non prendere la bicicletta come ma sì,
vado ad allenarmi con i miei compagni, vado a fare il giro con gli amici, ma vuol dire prendo la bicicletta perché mi piace il ciclismo e perché voglio provare o comunque almeno avere l'opportunità un giorno di arrivare ad essere qualcuno. Quindi la filosofia di vita è questa. Massimo mette un sacco di energie. Lui è una persona che ti dà il cuore, ok? Perché crede in quello che fa e perché comunque vuole offrire a questi ragazzi appunto un'opportunità di esprimersi, di tirar fuori il meglio di sé. Io credo che questa sia poi la chiave di volta per ragionare, per fare dei ragionamenti che possono esprimere qualcosa di più importante anche nel nostro futuro, Angela. Mi pare di conoscersi, la conoscenza. Prima mi dicevi che addirittura prima del periodo romano, sì, però i romani, grazie alle loro conoscenze, hanno addomesticato l'acqua e hanno fatto delle cose meravigliose che ancora oggi fanno scuola. Quindi è sempre la conoscenza, è sempre il ragionamento, è sempre il ragionare. Ed è questo che io credo che l'Italia, approfittando, oggi chiaramente abbiamo approfittato di questa manifestazione per poter raccontare un'identificazione regionale e anche diciamo così di eccellenza, ma è la conoscenza che porta. Mi viene in mente, si parla di Abano, si parla di Terme, allora si parla anche di gente che ha problemi non soltanto alle articolazioni, possono avere problemi anche di respirazione, ecco perché dicevo quest'acqua che fa intanto un'acqua millenaria, però che ha dentro di sé delle componenti che fanno bene a quello che è malato di sinusite, diversamente a quello che ha dei problemi, non so, mi viene in mente di enfisema polmonare, non lo so, sto dicendo a casaccio. Bronchiti e sinusiti, bronchite, anche croniche, soprattutto nel caso proprio clinico medico, artrite e artrosi se, per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare. Vanno benissimo anche però per i malanni di stagione, perché proprio ha questo principio antinfiammatorio di cui vi parlavo anche prima, che è stato poi brevettato circa appunto un paio d'anni fa dopo una decina d'anni di ricerche scientifiche. Ieri. Sì, sì, è dura, pensate, studi scientifici per 10 anni ci hanno portato a certificare proprio con un brevetto europeo il principio antinfiammatorio. Oltre a questo principio antinfiammatorio abbiamo un principio antiossidante, poi perfetto per gli sportivi, addirittura rimineralizzante del tessuto osseo, e questo è ottimo per le donne, e inoltre abbiamo visto anche che aiuta il rilassamento sia per il calore che per perché stimola la produzione di endorfine. Comunque, nel caso appunto sia un trattamento curativo, quindi questo sarà il medico di base a indicarlo. E io dirò: ma quanto mi costa? Ecco, questo se è il medico a indicarlo, nel caso delle patologie, certo, appunto di cui vi dicevo, può essere fatta una ricetta per un ciclo di cure termali o fangoterapia o inalazioni, perché ogni cittadino italiano ha diritto ad almeno un ciclo di cure termali all'anno. Gratuito? Ovviamente in convenzione, quindi si pagherà il ticket a seconda insomma delle agevolazioni che ha. Cioè, questo è incredibile, è la notizia. Assolutamente, direi di sì, insomma, il fatto che ci sia questa opportunità per tutti noi proprio di prenderci cura di noi stessi anche con una cura naturale, sempre parlando di studi scientifici, e questo credo che sia importante perché un po' racconta fuori metafora quello che è effettivamente la proprietà dei nostri fanghi. Studi scientifici hanno dimostrato che questo principio antinfiammatorio è paragonabile ad altri farmaci di riferimento, in questo caso il cortisone, ad esempio, ma senza effetti collaterali. Inoltre la cura termale poi riduce l'uso di farmaci sul lungo periodo, quindi è assolutamente tutto di guadagnato. Ma secondo te come mai ci è voluto così tanti anni? Oppure come mai ci si impiega così tanto tempo a capire che ci sono cose naturali che ci possono anche complicare meno la vita? Perché i cortisoni ci si sa, insomma, sono devastanti, dopo un po' ti gonfi, insomma la vita diventa veramente un inferno. Sì, sì. Probabilmente perché viviamo anche in una società che non ha tempo. Non abbiamo tempo di prenderci cura di noi il momento che mangiamo il panino al bar piuttosto che andare al fast food. Andare alle terme non vuol dire soltanto quindi curarsi, vuol dire anche prendersi del tempo per se stessi, e forse quella è la cosa più preziosa. Adesso che effettivamente vediamo che c'è un po' un risveglio dell'attenzione verso questo tipo di cura, quindi prendersi cura di sé, attenzione all'alimentazione, fare movimento, moto,
c'è un po' anche la riscoperta delle terme e credo che questo appunto sia molto molto importante perché nella nostra vita dovremmo riuscire veramente a ricavarci dei momenti da dedicare a noi stessi. Come Consorzio Terme Euganeo voi date anche dei contributi, invece mi pare sia un ticket che paga il turista. Bellissima sta cosa, insomma, penso che non è che gli vada a deviare quello che è il proprio sistema finanziario, si dà un No, no, bonus. assolutamente. Beh, E poi voi questo lo alle divulgate anche per altre cose, insomma, cure. date Sì, una sì, mano sì. anche al comune dove voi Beh, noi vivete. collaboriamo tantissimo con le amministrazioni. Il nostro consorzio si occupa soprattutto di promozione turistica e ovviamente nella promozione del turismo bisogna fare squadra, soprattutto con le amministrazioni. E devo dire che abbiamo ottenuto anche degli ottimi risultati. Sono uscite recentemente le statistiche anche proprio della provincia che vedono le terme che in timida risalita, però in un panorama come quello del Veneto, che non è stato proprio del tutto positivo per l'anno passato, avere anche un piccolo segno più, devo dire, è una soddisfazione. Guarda, io vi aspetto ancora in questa trasmissione, qualora abbiate voglia di dire delle cose nuove e poter anche dire ai nostri telespettatori, insomma, che ci sono forme diverse anche di poter fare, diciamo, una vacanza anche in salute. Io ringrazio anche Jacopo Xausa della World Service, anche per concludere questa serata, dicendo forse che sarebbe bello tornare alle origini di Bartali & Co., visto che abbiamo, diciamo così, usato questa manifestazione per poter esportare un brand. Riappropriarci di queste belle persone che ci hanno fatto raccontare un'Italia forse diversa, un'Italia più gentile e più educata, un'Italia dove la civiltà era molto più spendibile di oggi, dove c'era forse più tempo per le relazioni umane e invece oggi ce ne freghiamo anche del vicino di casa, non guardiamo esattamente quello che un'altra persona può sentire, facciamo un po' di grande confusione e ci rendiamo veramente soli. E quindi in questa solitudine che a noi non ci sta bene, chiediamo veramente andate ad Abano Terme perché le terme fanno bene e poi abbiamo capito che ci sono tante belle cose, ma attraverso lo sport e la conoscenza impariamo anche a conoscerci meglio e in qualche maniera riuscire anche a diventare una popolazione migliore, fuori dai patti di stabilità, o perlomeno cerchiamo che questi patti di stabilità si possano rompere per dare un contributo alle società come la vostra, ma come tante altre, per poter fare sport. Io credo che questo tu te lo auguri. Senza ombra di dubbio. Io ringrazio anche te, Grazie, Angela, Stoppato, presidente del Consorzio Terme Euganeo. Ti aspettiamo ancora qua e quindi all'insegna della romanità e insomma della Repubblica Romana, dove tanto hanno fatto per questa Italia, perché comunque oltre ad essere molto lunga, loro sono riusciti veramente ad accorciarle e sta a noi, insomma, in qualche maniera cercare di riammodernare, attualizzare quelli che erano i vecchi concetti della Repubblica Romana e portarli ad oggi, cercando di evitare questo pericoloso medioevo che si vede così in lontananza, ma potrebbe essere vicino. Quindi grazie ai nostri ospiti e con l'educazione e soprattutto la buona volontà anche dei nostri politici potremmo fare qualcosa. Noi ce lo auguriamo e con questo vi auguriamo buonanotte. O bianco o nero vi è stata offerta da Traffic Technology, sicurezza stradale.